Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio della The Last of Us Part 2. Pronti a continuare dopo il compleanno di Ellie? Abbiamo vissuto questo flashback che ha fatto abbastanza male, devo dire la verità, nell'ultimo episodio. Rivedere Joel e riviverlo un po' nella quotidianità, diciamo così. Ellie si è abbioccata, ha rivissuto questo momento del suo passato adesso. Io diciamo che non mi sarei addormentato lontano da Dina in questa particolare fase dell'avventura, però. Dov'è Dina? Al bagno? Non è al bagno. No, perché allora abbiamo chiuso con le interferenze radio, per cui probabilmente sarà alla radio. Se non prendiamo i muri, è meglio. Stavo vomitando sulla radio, bene, ottimo. Ehi, quanto sono sexy, eh? Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo, l'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. Ancora. È utile. Senti, ieri sera è stato stupido. Vittime rinvenute al 14, tutte le unità a rapporto, passo. Qui sito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene, passo? Nessuna iene. Un intruso, un maschio, è armato. Un intruso passo. Maschio? Tommy, dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Hillcrest. Ok. Dina. Sì. Non va bene. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. Ma siamo sicuri che siamo una gravidanza proprio regolare, tranquilla, stabile? Che manco le donne a 8 mesi di gravidanza stanno ridotte stanche, distrutte, prive di forze in questo modo, cioè. Qualcosa non sta quadrando proprio per il meglio, a occhio. Hillcrest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Caro Tommy. Deve essere Tommy. Merda. Che è?
Integratori. E abbiamo tutto. Ok. Allora. Sono nemici? No. Vuoi vedere se sarà migliorata un po' la strisciata, ma c'ho tutto al massimo e non si riesce a... Vabbè, questo già l'abbiamo trovato una volta, il secondo che troviamo. Però ben sapendo che qui ci sono le munizioni, io quasi quasi... Le regole del WLF vanno rispettate, le istruzioni dei soldati WLF vanno seguite alla lettera, i collaboratori della Fedra saranno giustiziati, è vietato lasciare le aree assegnate senza autorizzazione, il coprifuoco resta in vigore fino a nuovo ordine. Scusate. Ah. Che fai? Te ne privi? Eh no che non te ne privi. Tocca vedere, tocca vedere. Intanto... Allora... Sunnyvale Archery. Sto per trovare l'arco. Dai che sto per trovare l'arco. Uscite l'arco. Oh, niente male. Può comprarlo papà, miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ. Che è Kratos. Buon compleanno papà, ma Starco? L'arco non ci è. Non ci è l'arco. Allora, intanto... Due proiettili in più... 50 materiali anche no. Deve esserci l'arco. Deve esserci l'arco. Da qualche parte. Allora. Rimedi naturali. Londromat. Bakery. Non credo ci sia l'arco, a occhio. Ma magari mi stupiscono. Non mi hanno stupito. Non mi hanno stupito, no. Cibi non ce ne sono. Vabbè, possiamo proseguire. Mi fanno rosicare però, Era chiaro che l'arco fosse nei pressi, ma non l'abbiamo trovato. Sono rincoglionito io? Mi viene il dubbio atrocissimo. Atrocissimo. Lo posso dire che ho il dubbio atrocissimo di essermelo perso? Ho un dubbio atroce.
E la cosa drammatica è che voi non potete neanche consigliarmelo perché io sto registrando molto prima che voi vedete questo video. Se non lo becco, non lo beccherò mai più. Quando voi vedrete questo video, io avrò già finito il gioco. Quindi io lo vedo, lo vedo. Dai, non c'è, non c'è, su, non c'è. Non c'è, non c'è, dai, non c'è. Non c'è. Non c'è! Tanto sicuramente c'era e non l'ho visto. Va bene. Proseguiamo. Sono troppi. Resisti, Tommy. Allora. Io tutto quello che trovo prendo. Guai a lasciare indietro qualcosa. Allora. Boris e Lupi hanno fatto irruzione nel quartier generale della Fedra e recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca dei soldati. Non voglio finire giustiziato nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfie. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare, fagli tante coccole da parte mia. Ha sempre avuto un debole per te, Sofia, Yolanda. Allora, io devo dare un'occhiata qua. Considerando. Che la logica mi suggerisce di andare dal lato opposto. Ok, oggetti vari. Ma questo benedetto arco, lo tirate fuori? Boris, in quanto ci siamo cacciati, i lupi avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione. L'esercito teneva per sé tutte le risorse, controllava le nostre comunicazioni, impartiva ordini. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso e ora vogliono trasferire tutti quanti dentro lo stadio. Stiamo scherzando? Sono cresciuto in questa città. L'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questa è casa mia. Ci serve un piano, non possiamo arrenderci al peggio. Vabbè. Stark uscirà fuori, su. È un'arma troppo importante perché ce la facciano perdere. Allora. Dunque, di là non si passa, per cui. Scusate, ma i dettagli in questo gioco sono fondamentali anche per capire meglio la storia, credo. Ordine di controllare il perimetro. Ma attenzione, magari passa di qui. C'è qualcuno. Aspetta. Un infetto. Su, andiamo. Ok, piccola. Adesso vai. Secondo te quel tipo conosce la ragazza della scuola? Sicuro, non può essere una coincidenza. Odio questi gruppetti. Le squadre combattono sulle gambe. Mentre loro si nascondono. Capito. Cavolo. Trucchiamolo e rientriamo alla base.
Non voglio uccidere il cane, non ce la faccio. I cani no. Facciamo una cosa rapidissima. La banca è sicura. Davvero? Niente. Il cane mi ha perso. Allora, dagli con sto cane. Non ce la farò mai. Mai nella vita. Niente. Va a prenderla, bello. No. Non deve scappare. Vabbè, figlio mio, però io non so. Non si può fare. Ti dicono, puoi anche non ammazzarli, però come fai? Non si può, perché ti obbligano. Non c'hai speranza di avanzare senza... Ma porca di quella miseria, vabbè, Cercherò di evitarlo, ma... Deve essere lei. Vado a vedere che succede. Dai, ti guardo alle spalle. Ok. Vediamo se... Se riusciamo a evitarlo. Ok. Sono feritissima, non ferita, feritissima. Poi perché non ho più l'indicatore? Avanziamo! Ehi, vado! Prendi la bella! Ma porca! Sci tua! Ma perché mi dovete sottoporre a questo? Calma. È corsa in quell'edificio. 1 e 2. Ho finito? Ma chi è? Ah, siete in due, maledetti.
Ok. Era l'ultimo. No, che non era l'ultimo. No, non mi potete fare sta roba a me. Coi lupi no, poi. Ok. È un gioco. È un gioco. È un gioco. Voi non avete idea di quanto sia pesante per me quando si parla di lupi, vabbè. E... vabbè, posso aprire sta porta? Grazie. Riuscirò a fare mezza sequenza stealth da qui alla fine del gioco? Ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Dunque, vorrei capire perché mi è scomparso l'indicatore di vita. Cioè, non c'ho... la mia barra vitale non si vede più. Vabbè. È caduto qualcosa all'interfaccia. Per ragioni che ignoro. Fatemi vedere un attimino, scusate. Vabbè, l'interfaccia non appare in questa fase, non so per quale motivo, ma... io posso levarla e rimetterla, ma non appare comunque. Pace. Cazzo. Avranno sentito? Dove... Allora, mettiamoci un altro passo, lì. Ok. Perfetto. Oh. Trappole esplosive. Allora, Boris, mi spiace tanto. Quello che i lupi hanno fatto a Sofia è terrificante. Non posso fare a meno di sentirmi in qualche modo responsabile. Ho sempre spronato la città a opporsi ai lupi. Quando lei ha iniziato a imbrattare di vernice le loro scritte, avrei dovuto fermarla. Non te l'avevo mai parlato. Pensavo avrebbe smesso. So che vorresti vendicarti, credimi, capisco cosa provi. Ma non possiamo, non ora. Dobbiamo usare la testa, attendere che si calmino le acque. Gli altri si aspettano che tu sia... che sia tu a gestire la situazione. Del resto, come andavi tu prima dell'epidemia, è il momento di riprendere le redini prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato. E la situazione qui era bella calda, eh? La situazione qui era bella calda. Da quel che si intuisce... e io no, per adesso non sento necessità di potenziare. Ok. Con la bici non ci faccio niente.
Qua è pieno zeppo di negozi, negozietti. Oh, ecco, questi sì. No, di nuovo. Io non esisto. E vabbè. Magari ci resetta l'interfaccia adesso, se siamo fortunati. Sì, ce l'ha resettata, ok. Era buggata un po' l'interfaccia, pace. Allora, avanti. Ordunque. Ma se provassimo le nostre bellissime e nuove trappole esplosive? Venga. Sia propinqui. È rimasto manco per niente. Chiappa tutto. Via. Ok. Pericolo. Sembrerebbe scampato. Allora, intanto, visto che ci sono. Ok. Bene. Arrivederci. Saluti e baci. E qui niente. Ah, il famoso dello state of play. Allora, incremento stabilità. Migliora la stabilità e precisione della mira in movimento. Movimento mira rapido. Raggio modalità ascolto. Respiro. E abilità bloccata. Io farei questo. Eliminazione furtiva più veloce. Cioè, punterei a questo. Che in alcuni momenti, specialmente adesso che ci avviamo verso una fase di gioco in cui i nemici sono veramente tanti, la velocità di esecuzione sarà fondamentale. Allora, diamine. Oh.
Solo uno? Ho i miei dubbi. Mi sembra... Ok, con calma. Su per la collina. Allora. Tanto qua. Effettivamente c'erano solamente quei due. Meglio. Meglio. Oh. Certo, non mi lamento. Allora, Uli, sai che resteremo sempre legati a Hillcrest, ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio insieme agli altri, necessario per proteggere i nostri figli. Famiglia Brandman. Abbiamo visto Boris un paio di ore fa, abbiamo provato a scambiarci due parole, ma non sembrava in sé. Dovresti parlargli, spero vi unirete a noi. E vedremo cosa sarà successo. Ah, un negozio di tatuaggi. Sì, sacco di bella roba. Poi no, un altro. Oh no. Allora, calma, calma. Io dovrei entrare lì. Posto? Sì. Erano due munizioni. Prima di proseguire, però scusate. Dunque, io qui volevo venire a parare. Metti, metti. Ok. Pettine non ci serve. Uli, è stato Boris, l'ho visto aprire il fuoco contro il furgone di quella pattuglia del VLF. Dio santo, posso capirlo, gli hanno ammazzato una figlia, ma così ci ha condannati a morte. L'unica soluzione è consegnarlo. So che siete amici, ma se i lupi hanno sparato a una ragazzina per dei graffiti, non oso immaginare come reagirebbero con la comunità se scoprissero che tra noi si nasconde l'assassino dei tre di loro. Vediamoci al solito posto dopo il coprifuoco. Vabbè, è finita malissimo. È finita sicuramente malissimo. E basta. Però Starco uscirà fuori, secondo me ci siamo. Ehi, Dale ti chiederà la combinazione della cassaforte, ma è meglio se vai tu di persona all'officina per inserirla, altrimenti ti scoccerà altre 8 volte. 30, 82, 65. Qualcuno dovrebbe fare due chiacchiere con la moglie. Capisco che spera che prima o poi migliori, ma è ora di essere pragmatici. Dicono che il VLF abbia dei veri medici alla base, nessuno la biasimerebbe
se ne approfittasse, a parte Boris, ma lui può andarsene a quel paese. 30 82 65, 30 82 65 30 82 65 30 82 65. Ma l'officina? Non era qui. Dubbio. Scusate un attimo. Non vorrei aver perso l'officina. Che se c'è un tesoro. Tatuaggi. Sherlock non penso sia un'officina. Liquori. Life Cycles, rientra nella categoria officina, un luogo in cui si vendono le bici? No. Beh, però. Però, scusate, No, le armi no. Rientra nella categoria officina. In qualche modo. Però io qui casseforti non ne vedo. Non sarà l'officina che dicono loro. Decisamente no. Vabbè, andiamo. Come non detto, un controllo era doveroso. Allora. Qua niente. Ok. Non si sa mai. Se fosse anche l'arco sarebbe ancora più bello. Ehi. Cos'è stato? Sei stato tu, Tommy. Comunque non ce lo facevo così rambesco, Tommy, eh. Non ce lo facevo. Così rambeggiante. No. Voi sì? Mali morti. Tacci tua. Bene. Finiti? Sì. Ok. Ma io la faccio sempre stealth. Sì. Sì. Io vivo per lo stealth. Sciami, miseria. Avrò fatto quanto stealth? Mezzo minuto a sto gioco? Qua era fattibilissimo poi, no? Ma ha sgamato subito quello prima. C'è qualcosa dentro? No. Allora, Yolanda, mi dispiace, non posso continuare a prendermi cura di Alf, avevi ragione, sui lupi si sono rivelati un male peggiore dell'esercito.
Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità nel quartiere. Hanno visto tutti ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia e qual è stata la loro prima reazione? Provare a rimediare. Avevo diritto di a esigere la mia vendetta sui lupi. Avrebbero dovuto appoggiarmi, invece mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro. Li ho avvelenati uno dopo l'altro, non per ucciderli, solo per sedarli. Quindi ho trascinato i corpi in un garage, invaso dalle spore. Uri si è svegliato, abbiamo lottato, sono riuscito a chiuderlo dentro, ma mi ha morso. Quei traditori saranno costretti a guardarsi negli occhi mentre si trasformano. Patiranno come cani. Spero mi pensino poco prima di perdere il senno. Sta succedendo anche a me. Ormai non manca molto. Spero tu abbia trovato la pace lontano da questa città di merda. E ti auguro di non tornare per non vedere questo orrore. In caso contrario ti chiedo scusa, Boris. Cristo. Si è chiusa nel peggiore dei modi la storia di Boris. Proprio peggio di così si muore. Tutti i sensi. Gag involontaria. Cazzo, mollami! Siamo a posto? Oh, l'arco. Tanto atteso e desiderato. Sì. Niente male. Oh. Vai, vai. Scusate un attimo, ripristina completamente la condizione delle armi, incrementando i danni inflitti. E quindi, siccome questa sarebbe l'ultima cosa. Ah no, non. Speravo si potesse tipo resettare la condizione di un'arma, ma ero come sempre troppo ottimista. Come sempre, poi. Mai stato ottimista in vita mia. Proprio perché mi aspetto sempre il peggio. Lì è già chiuso. Niente. Bel modo di usare i manichini. Vediamo. Ci so ancora fare. Però. Volevo prendere il petto in realtà, A volte è possibile recuperare la freccia dopo un colpo alla testa. Bene. Beh, considerando che ce le regalano le frecce. Scocchi in movimento, l'arco risulta meno potente. Vabbè. Tutto chiaro. Devo semplicemente levarmi un dubbio. Se io sto in lontananza, tipo qua, no? E sparo. È così? No, troppo alto. Ok. Quindi il riferimento in lontananza è questo. Sì, ok. Bene. Mentre da vicino tengo fede al primo mirino. Questo. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, vieni, 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 vieni. Dammi tutto. Ok. Proviamolo subito, va. Tanto ci sarà. Un'altra intrusa, una ragazza. Non lo so, ma quello stronzo è vicino. Merda. I bersagli sono due. Quel fumo da dove viene? Ha fatto saltare un camion. Perché non l'avete fermato? Dobbiamo. Perché trovarlo. Mettere i cani in questo gioco? Perché? Non a tutti piace massacrarli. A me no. Specialmente se sono lupi. Porca di quella miseria. Preferivo. Che ne so. No, mi piacciono tutti in realtà. Pure quelli che non ci ho avuto.
T'ha detto male, t'ha detto male. A volte si vince, a volte si perde. Oggi hai perso. Andata. C'è qualcuno? No, bene. Ok. Un cane affidato al mio dè. Bene. Vabbè. Vabbè, raga, però davvero. Ma non si può. Vabbè, sono morto, sono inutile sta per. Ma quanti sono? Allora, ragazzi, diciamo, guardiamo in faccia la realtà. Con i cani di mezzo non c'è modo di andare avanti questo gioco. Quindi, primo bersaglio devono essere loro. No, non si può. Cioè, è proprio infattibile. Proprio infattibile. Vabbè. Per quanto uno si possa sforzare di evitarli, te fiutano. Te fiutano. Ti fiutano e non c'è verso di evitarli. Dove cazzo è finito? Niente? Deve essere qui intorno. Quando lo troviamo diamolo in pasto ai cani. Oh. Alla regione! Male, porca. Sta correndo! Prendiamola! Via. Sono braccatissimo. E niente, ma affidato di nuovo. Ehi, qui! Ma vai a quel paese! Eccola! È qui! Signori, il mio lavoro qui è finito! Via. Da pazzi. Ok, a sto gioco i cani sono illegali. È entrato. L'hanno trovato. Interveniamo? No, è qui. Restate in posizione. Ah, santo cielo! Sì, vabbè, ma te li fanno veramente odiare, eh. Ci è andata male, eh? Il cane ha sentito qualcosa? Negativo, tutto ok. Su, bello. Qualcuno sa dov'è? Qui nulla. Oh merda! Allerta! Dico, è lei! Lì! Ma non si poteva saltare una volta? Vabbè. Sono confuso da. No, scusata! Da questa parte! Ma sono morto, dai, ragazzi. Mi mette fuori fase il cane, ragazzi. C'ho un problema con questi cani. Mi mette troppo fuori fase.
Chiunque abbia un certo passato giocandoci mi capirà. Mi mette troppo fuori fase. Mi mette troppo fuori. Non che cambierebbe granché, però mi mette troppo fuori fase. Non mi fiutate, prego, abbi pietà di me. E niente, io ti voglio tanto bene, però ci tua. Ma devi nasce gatto. La sente correre a questa parte. Ah, non si può fare, non si può fare. L'unico modo. Se voglio evitare di oh, addirittura. Teniamola! Vai, vai, vai! Non so che fare. Non so che fare. Comunque sono tanti. Sono tanti. Cioè, quando dicevano in certi momenti dovrete solamente scappare, avevano completamente ragione. Sul fianco. Sena. Chi altro c'è? Sei morta! Ok. Allora, momentaccio. Comunque, allora, uno quando ci sono i cani o si mette in testa che gli fai male o scappi, come faccio io. Secondo me crea un po' di così difficoltà. Però porca miseria quanti so. Mamma mia quanti so, una cosa allucinante. Cioè ci sono veramente dei momenti che dici vabbè senti scappo poi. Chi si è visto si è visto. Allora prendiamo tutto che si può prendere. Comunque la famosa officina, quella di com'era? 80, 65 eccetera, ma la so persa. Tanto tanto attento a ogni cosa, poi alla fin fine qualcosa ti sfugge sempre, per quanto tu possa essere obiettivamente attento. Oh! Quanti ce ne stanno ancora? Almeno uno sa che è morto e deve morire. Allora, perché mi viene da cambiare arma con... Ah già, perché okay. Vai, vai. Non deve scappare. No. È tutto, è lei. Qui, qui. Fuga. E Tommy, dai. Cosa ci fai qui? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. Con tuo figlio? È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Rivediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare.
Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Ok. Vedi il furgone. È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Sì. No. Io no. Usa la testa. Ok, che cazzo stiamo cercando? Possiamo aspettare un attimo? Quello a sinistra è mio. Temo ci sia qualcuno. Avanti, andiamo a vedere. Ti guardo alle spalle. Ma si può sapere che problemi c'hai tu di fianco? Grazie. Signora, alla guerra come alla guerra, che tocca fa? Ah, salgo? Vai, vai, vai! Ok, vai! Muoviamoci! Falli fuori! Jesse, portaci via da qui! Sto provando! Oh! Ah, ma i colpi sono infiniti in questa fa... Non c'ho il colpo, non c'ho il colpo. Ora ce l'ho. Preso lei i comandi. Che spettacolo, eh. Che spettacolo. Mamma mia. Conviene andare. Conviene andare. Conviene andare. Io. Oddio, dai. Devo sprecare i colpi qua. Sono talmente tanti. Pazzesca sta sequenza. Naughty Dog sulle sequenze scriptate bisogna lasciarli perdere comunque. Ricordo anche in Uncharted 4 c'era roba di questo livello, eh. Che spettacolo. Mamma mia. Tutto ok? La grande. Ok. Siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Abbiamo sfangata, incredibilmente. Una fatica che levate, però l'abbiamo sfangata. Dina!
Ehi. Oh mio Dio. Jesse. Ciao, Dina. Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Ah, è solo un mal di stomaco. Vieni. Mettiti comodo, ok? No, no. Ah, non devi, davvero. No, smettila. Quando sei partito da Jackson? Il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppa neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungervi. Ah, sì. Che tocca fa? Purtroppo. Non posso farle un regalo e chiuderla lì. Ok, pretende delle scuse. Andi. Eh? Mi stai ascoltando? Sì, sì, certo. Ok. Comunque, questo silenzio. Bene, ragazzi, io direi che per oggi abbiamo visto a sufficienza. Io vi do appuntamento a brevissimo per una continuazione che si prospetta complicata.